succede nel mondo, sembra che questo karma non stia facendo, abbia troppo lavoro da fare, non stia proprio dietro a tutti, ecco. Però a me rilassa, fa rilassare, quindi è un dare avere alla fine tra di noi. E poi mi piace anche esprimere, è un'arte per me fare i video, quindi esprimo quello che ho dentro, esprimo la mia arte. Sentire e vicino.
adesso il supporto delle persone, no, a parte la mia migliore amica, però persone che mi conoscono di persona, a parte quel collega e no, non era l'unico collega, c'era un'altra collega, alcuni, a parte alcuni colleghi, ok, che non sapevano cos'era l'SMR, dipende perché se becchi quella c'è anche un'altra collega con la mentalità aperta e se becchi persone con sì. Adesso con i sussurri, la mia voce mi piace e sento.
si esprime attraverso qualcosa, io mi esprimo attraverso i video, forse anche quello che fa molto, è molto d'impatto, rilassante per me, perché butto fuori attraverso i video, butto fuori la mia arte, le mie cose, e quindi ha un effetto maggiore che guardare il video di qualcun altro. So che stavo rileggendo la domanda per vedere che non sia andato off topic, perché magari a volte non capisco, interpreto in modo mio, ma mi pare di aver risposto. So che può sembrare banale, ma vorrei sapere cosa c'è dietro un video, montaggio, regolazione audio, anche sulle impostazioni del microfono, insomma tutte le cose tecniche. Qua ci sono delle domande di persone che secondo me questa persona vorrebbe iniziare a fare video, perché secondo ti chiedono cose tecniche, o è una persona precisina come me. Allora, non è una domanda banale, anzi nessuno mai la chiede, quindi direi che non è banale. Allora, dietro un video montaggio, adesso non so cosa intendi, però dipende da te, insomma. Di solito si tende a, cioè per quanto mi riguarda, si tende a cercare di, dipende dalle attrezzature che hai, di fare in modo di fare un buon video, che così poi a computer non devi troppo giocare con l'editing. E se invece è un computer buono, magari, e tanto tempo libero, puoi farlo tranquillamente anche lì. Poi dipende dai gusti. Adesso a me, a tutti di solito piace la luce più calda, a me la luce calda non mi piace, mi piace la luce fredda, e quindi io utilizzo la ring light con la luce fredda, e anche se la mia videocamera spara un sacco il magenta, ho visto, infatti faccio il bilanciamento del bianco in editing, tentando di togliere tutto quel rosso, quel magenta che mi schiaffa, e mettere più colori freddi per un gusto personale, e poi magari tu non noti neanche la differenza. Ok, la mia videocamera è vecchissima, quindi l'HD della mia videocamera non è l'HD che hanno i telefoni adesso, o le videocamere nuove, quindi è sempre un po' così, così, mi viene l'effetto di fusione che c'è, c'era su Photoshop che si metteva le spose per rendere, che lo facevo al lavoro, per rendere le immagini tutte un po' così da sogno. Ecco, mi sembra sempre di essere nei miei video, in quell'effetto lì di fusione. E tutta un po' con, non so, tipo filtro bellezza, ma non è proprio la stessa cosa, però tipo filtro bellezza, no? Che ti vedi un po' così, in un HD a fuoco e super, con il contrasto tipo a 1000, no? Che non so come spiegare.
Cose che piacciono a te, lì anche cambia. Poi
Fare un video
Sul canale L'Isola dei Sussurri ASMR, che ha comprato un microfono a 13 euro.